Buongiorno Vaio e bentornati sul canale del Darion. Oggi, signori, è giovedì. Siamo qui riuniti per parlare della conferenza stampa di Spalletti pre-Lecce-Napoli. Una conferenza stampa che, come sempre, dal punto di vista comunicativo, è stata impeccabile. Sui social del Napoli non si avvisa mai l'inizio della conferenza stampa e oggi addirittura non si avvisa nemmeno che è stata posticipata, perché all'inizio doveva essere fatta alle 11, poi è stata posticipata a mezzogiorno, però questa cosa nessuno l'ha detta sui social del Napoli. E così, piccola polemica per iniziare, perché non fa mai male fare ogni tanto una polemica a una società che avrebbe da imparare tantissimo al netto di quello che sta facendo sul campo. Comunque, cominciamo subito con la conferenza stampa. Prima domanda che si fa, ovviamente, la partita col Milan, la sconfitta col Milan, e dice Spalletti una cosa molto saggia e molto intelligente: il concetto di infallibilità ce l'avete attribuito voi. Noi siamo sempre rimasti umili, sapendo di avere dei difetti come le altre squadre. È soltanto stata la bravura dei calciatori a far emergere le migliori qualità che hanno, non vedendo altro con più frequenza, facendoci vincere tutte queste partite. Sappiamo che il Milan è arrivato alla partita col timore di perderla. Noi probabilmente, con tutti i discorsi che si fanno, con la convinzione che potesse essere una gara di riempimento verso la Champions, questo ha fatto la differenza sulle motivazioni della partita. Dopo aver parlato serenamente di ciò che è successo, sappiamo benissimo che da qui in avanti saranno tutte battaglie difficili da vincere per portare a casa questo scudetto. Fino a quando ci mancherà un solo punto alla matematica, non avremo fatto niente. Tutto verrà spazzato via a quel punto. Poi c'è pure da allenarsi, parlare di qualche sconfitta non si può vincere sempre. E sono d'accordissimo, soprattutto sul primo pezzo, il fatto di essere imbattibili non è una convinzione che ci siamo auto imposti noi, ma è una cosa che viene dall'esterno, che è stata fatta, è stata detta soprattutto dal mondo dei giornalisti. E questa cosa si va un po' a collegare con, scusatemi il termine, il rompimento di palle da parte dei milanisti, perché diciamo, parlo nel mio caso, no? Nei commenti della live reaction di Napoli-Milan e più in generale sui video riguardanti Napoli-Milan, stranamente sono tutti usciti fuori milanisti che hanno cominciato a dire sempre la solita storia. Ma vedete, questo è il risultato quando tu esulti per il sorteggio in Champions. Proprio a dimostrazione, ragazzi, di quanta narrazione si è stata fatta su quel sorteggio dove nessuno ci ha capito niente. Quindi sono d'accordo con quello che dice Spalletti. E poi ci dice una cosa molto importante: che secondo lui Napoli-Milan si è persa perché si è valutata quella partita come un riempitivo, come una partita che non serve, diciamo, tra virgolette, a nulla, perché quelle fondamentali sono quelle di Champions. E questa cosa sappiamo benissimo che non è così. Finché non arriva la matematica, dobbiamo stare coi piedi per terra. Non dobbiamo avere la presunzione di considerare certe partite inutili a differenza di altre. Dobbiamo considerarle tutte sullo stesso piano, sono tutte partite che portano all'obiettivo finale e bisogna tutte considerarle allo stesso modo. Quindi bravo Spalletti che ha dato questa risposta e bravo soprattutto quando dice che fino a quando non arriverà la matematica non avremo fatto niente. Quindi Lecce-Napoli è la partita più importante della stagione? Dice Spalletti, è una partita importantissima, sappiamo come affrontarla. La prestazione che serve in questi casi dopo una sconfitta è piena di sostanza, dove qualsiasi pensiero deve essere rivolto al bene della squadra. Quando vieni fuori da prestazioni mezza e mezza, che viene qualche dubbio, anche se è eccessivo dirlo. Però ti chiedi perché in altre è andata in un modo ed in questa in un altro. Ed è quello su cui, diciamo, io ho premuto un po' di più. La sconfitta col Milan non è la stessa della sconfitta con l'Inter o con la Lazio. Là, in quelle partite, comunque c'è stato il Napoli solito, che però non se l'è portato a casa. Col Milan non si è visto il solito Napoli. Questa, diciamo, è la cosa che più mi ha un po' più preoccupato. Continua Spalletti dicendo: si deve pensare al compagno. La soluzione a tutto è correre per il compagno, dare situazioni più pulite agli altri, prendersi beghe per risolvere quelle degli altri. Ragionando così diventa tutto più facile. E questo, ragazzi, lo abbiamo anche detto nel video del giorno dopo. Il Napoli, dopo che ha preso gol, soprattutto dopo il 2-0, è stato meno Napoli, è stato meno squadra, ci sono state molte più situazioni, diciamo, egoiste.
non si è visto il compagno vicino, magari avevi una situazione un po' più favorevole passandola al compagno, là invece ti sei intestardito col tiro. Quando il risultato è a sfavore, bisogna comunque rimanere lucidi e ragionare per il compagno accanto e non in modo egoista. Quante possibilità di vedere Osimhen convocato per domani e quante per Milano? Spalletti ci dice che domani non ci sono possibilità. Andiamo alla settimana successiva con la programmazione del lavoro. Per la gara successiva, dal punto di vista della programmazione, ce ne sono molte, ma bisogna aspettare lo sviluppo pratico del lavoro. Quindi, detto in soldoni, domani Osimhen non ci sta e vediamo come risponde per la partita contro il Milan in Champions. Per domani pensa dei cambi? Sì, qualcosa verrà cambiato dalla formazione precedente. E questa risposta segue un po' le indiscrezioni che ci sono state in questi giorni riguardo Lecce-Napoli. Probabilmente forse giocherà Raspadori titolare, probabilmente giocherà Lozano al posto di Politano, forse giocherà Ndombele che si è lasciato a qualche dichiarazione così e così. Quindi probabilmente domani vedremo un po' di turnover. Ha detto che non sa se è un buco o una voragine dopo il Milan. La settimana si è sviluppata nella maniera migliore possibile. Ho visto grandi allenamenti, velocità di fraseggio a cui siamo abituati. Mi meraviglia sempre, non l'ho mai avuta o poche volte in carriera. Quindi, sotto un certo aspetto, possiamo, diciamo, stare un po' tranquilli perché da quel che dice Spalletti, la squadra si è comunque allenata come sempre. A quanto pare questo 4-0 dal punto di vista, diciamo, delle certezze non ha intaccato appunto le certezze che ha la squadra, quindi sotto questo aspetto diciamo che io personalmente sono un po' più tranquillo. A che punto è Raspadori? È nelle condizioni di fare già una staffetta con Simeone? Non manca niente, è un'opzione a tutti gli effetti, è nelle condizioni di poter essere scelto. È un percorso programmato dandogli tutta la disponibilità possibile e ci sono stati comunque 20 minuti nell'ultima partita per completare l'inserimento. Quindi Spalletti ci ha comunque confermato che Raspadori è totalmente recuperato e quindi domani potrebbe essere una scelta dal primo minuto. Clima surreale intorno alla squadra. Quando vi arriva dentro al campo? Quanto vi arriva dentro al campo? Resta qualcosa nella testa? La sintesi è che quel clima venuto fuori in quella partita non ci aiuta, poi non so pesarlo, ma dobbiamo essere disposti a tutti, come si è detto, per arrivare in fondo al traguardo. Dobbiamo essere disposti a corrodere noi stessi per qualsiasi cosa. Senza tifosi non si può stare. Ho ridetto pure però che chi usa il calcio per fare casino deve stare a casa e non entro a casa. Se vogliamo che il tutto per lei non sia solo uno slogan, è chiaro che dobbiamo essere tutti disponibili a tendere la mano per un punto d'incontro. Questa frase è molto importante. Io penso che per la bellezza di questo traguardo si debba trovare una soluzione. Noi abbiamo una tifoseria leggendaria nel mondo, una capitale del calcio nel mondo, per la bellezza dello stadio pieno a Empoli, Sassuolo, Torino. Dico che è un peccato non sfruttare queste situazioni e non avere ancora più forza per combattere gli avversari e lottare su ogni avversario. E qui, ragazzi, la risposta di Spalletti ha un messaggio proprio definito e chiarissimo. Dobbiamo tutti tendere una mano. La curva A ieri ha teso la mano perché sapete che la curva A ha rilasciato delle dichiarazioni molto molto importanti. Quindi da parte di una parte della tifoseria, perché comunque la curva A è una parte della tifoseria. La curva A ha teso la mano. E quindi cosa dice Spalletti? C'è bisogno che tutti tendano la mano. Quindi secondo me qui Spalletti sta dando un messaggio a De Laurentiis, alla società e anche alle istituzioni. Il passo avanti da parte dei tifosi è stato fatto, adesso c'è bisogno che il passo avanti lo faccia anche De Laurentiis e la società. Il tutto per lei racchiude tutto, cioè deve coinvolgere tutti, deve essere una comunione di intenti, tutti devono remare dalla stessa parte e per fare in modo che tutti remino dalla stessa parte c'è bisogno di sedersi al tavolo con tutti i vari membri e parlare e trovare una soluzione, perché come abbiamo visto anche nella partita contro il Milan, questo clima surreale appunto non conviene a nessuno e i primi a rimetterci sono i ragazzi. Poi una cosa importante che anche ha detto Spalletti, quelli che vengono allo stadio per far casino è giusto che siano a casa. E quindi quelli è giusto che vengano puniti e che vengano appunto estromessi dalla vita calcistica. Però non tutti sono quelli che vanno allo stadio per far casino. E quelli che vengono appunto estromessi
da chi fa casino, è giusto che debbano comunque venire allo stadio a tifare comunque nella maniera più legittima e più bella. Perché comunque, ragazzi, le coreografie degli ultra ce le ricordiamo. Ed è brutto avere uno stadio dove non ci sono più quelle coreografie. Quindi mi è piaciuto l'intervento di Spalletti. Secondo me Spalletti qui sta provando a fare un po' il mediatore, a fare quel ponte che collega appunto il mondo ultra con la società. Colpito dalla doppia atmosfera, festa in città e clima opposto nello stadio. Certo, si parla e si entra nel pratico. Quello che succede in città, o pensate voi, sono rimasto l'ultimo samurai, si è scritto, quindi sono l'ultimo a pensare che non si è vinto ancora. Servono ancora 5 vittorie, 15 punti, ma si fanno. Ecco, questa è una cosa che anch'io spesso dico, il Napoli ragazzi è forte e il campionato lo vincerà, perché lo vincerà, ma finché non lo vincerà, restiamo tutti calmi. Questa è la sintesi massima. Io sono da anni dietro il pallone che ruzzola, ma so bene che spesso lo fa bene, ma talvolta prende la buchettina e ruzzola male fino a quando non la colpisci e la rimetti in linea. Alla squadra gli parlo in questa direzione e la squadra lo sa bene. Di Lorenzo l'altra mattina dopo di me ci ha messo due frasi da capitano e in questa direzione. Il lavoro va completato. La sconfitta dell'altra sera ci dice questo. Noi siamo convinti e non stiamo dietro a tutto ciò che si dice. Mancano 5 vittorie, poi ognuno può dire ciò che vuole. Chi ti vuole male dice che non lo vincono più, altri dicono l'hanno già vinto. E direi, ragazzi, che Spalletti ha fatto la sintesi perfetta della situazione in generale. La cosa su cui preme Spalletti ormai da sempre, su tutte le conferenze che lo dice, ed ha ragione a farlo. Bisogna rimanere calmi e con i piedi per terra. Mancano 15 punti, 5 vittorie. Poi bisogna vedere se alla Juve daranno i 15 punti. L'intento principale di tutto quello che sta facendo Spalletti è: finché non c'è la matematica, calmi. Ed è brutto che comunque lo ripeta ogni volta, perché vuol dire che questo concetto non entra in testa a qualcuno. Cosa si attende da Lecce? Viene da 5 KO di fila. La squadra sa bene le difficoltà, il Lecce è allenato benissimo, sta benissimo in campo, ha subito sconfitte in sequenza ma per episodi. Non sono state sconfitte meritate e hanno vinto contro grandissime squadre in cui si è vista la loro idea di calcio totale, pressando, ribaltando subito l'azione, tornando subito dietro la linea della palla. L'ambiente è innamorato del calcio, c'è passione infinita, poi se loro hanno una posizione in classifica diversa dalla nostra è perché ci sono dei valori e se sei bravo a farli vedere in campo probabilmente è una gara possibile. Se invece sei convinto che sia una gara di riempimento verso altre più importanti, fai come l'altra sera con avversari che passano nel nostro recinto senza aggressione. E quindi qui richiama la partita col Milan. Come lavora sulla testa per evitare quello che dice? Abbiamo parlato già la mattina dopo, glielo ho detto, ha parlato anche di Lorenzo, ci siamo arrivati con motivazioni diverse dalle loro. Hanno fatto vedere i campioni d'Italia, noi non abbiamo fatto vedere di essere la capolista, con merito, per quanto sviluppato. Non si è visto la regressione dopo la palla persa di Zielinski, hanno avuto campo libero, si sono perse delle linee di guida che sono fondamentali per noi. Poi si parla dell'episodio di Lukaku a Torino, è una materia da approfondire bene, dobbiamo essere convinti della soluzione. Dico soltanto che è un dispiacere vedere queste cose nei nostri stadi e che se vogliamo essere all'altezza del calcio europeo bisogna cambiare qualcosa. Pure nel festeggiare quando si vince, nelle prime pagine dipende cosa si mette, ci sono anche un po' di provocazioni, bisognerebbe stare tutti un po' più attenti ai comportamenti e poi mettere su delle regole attuate e far pagare le conseguenze. Si passa da lì. Il punto su cui voglio fermarmi io, ragazzi, è uno solo. Se vogliamo essere all'altezza del calcio europeo, bisogna cambiare qualcosa. Vi ricordate, il rosso a Koulibaly in Inter Napoli? Lo sapete quanto tempo è passato da quel rosso? Era il 2018. 5 anni. Cosa è cambiato in 5 anni? Zero. E perché è cambiato zero? Perché non interessa risolvere questo episodio e quindi ci teniamo i razzisti nello stadio. Juan Jesus ha rinnovato, si fa sempre trovare pronto, può esserci anche lui tra i cambi? Possono esserci tutti. Cito anche Østergaard che si allena in maniera splendida, ha caratteristiche secondo me differenti dalle altre, ma è un calciatore concreto, sano mentalmente, muscolarmente, viene sempre con la stessa voglia, lotta su tutti i palloni, sono tutti nelle condizioni di essere scelti. Mi piace questa cosa comunque di Spalletti che cita
anche giocatori che comunque non vengono presi ad esempio magari per la domanda. Cioè, il giornalista dice Juan Jesus, Spalletti dice sì, ma anche Østergaard potrebbe giocare. Includere tutti nel gruppo. Chiudiamo ragazzi con l'ultima domanda. Pure ADL ha detto a Frodi ripetere che è vinto. Ce la tiriamo da soli. Io non commento quello che ha detto ADL, è il presidente. Io non so se l'ho detto come lui o lui come me. Io la penso così. Noi abbiamo ancora del lavoro da fare, lottare su ogni pallone, siamo fortissimi, ma per essere tali servono comportamenti forti. Se usi quelli deboli, non viene fuori il tuo livello. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. E io, signori, con questa massima filosofica vi abbandono e chiudo qui il video. Fatemi sapere un po' la vostra sulle parole di Spalletti. E detto questo, noi ci vediamo domani col post partita di Lecce-Napoli e signori, sempre e comunque forza Napoli, soprattutto nei momenti di difficoltà.